Cosa si può fare per migliorare, per fronteggiare la situazione della disoccupazione al Sud e di cosa si tratterà nel presente convegno? Noi lanciamo ovviamente il piano per il lavoro straordinario in Mezzogiorno, perché questo è fondamentale. Non possono pensare di tenerci buoni con un reddito di cittadinanza che è un'assistenza inutile, e né tantomeno associandoci alla criminalità organizzata, camorristi in Campania e ndranghetisti in Calabria. Noi vogliamo il lavoro vero. Per fare il lavoro vero ci vuole un piano straordinario. Il piano straordinario che non può essere formato soltanto all'aiuto agli imprese, ma dare la possibilità alle imprese di nascere su questo territorio, quindi fiscalità di vantaggio per le imprese, cioè devono capire a Roma che se abbassano le tasse del cuneo fiscale allora è possibile che nuove imprese si avventurano nell'impegno imprenditoriale qui nel Sud. E poi c'è l'esigenza di avviare subito le assunzioni della pubblica amministrazione. Qui noi abbiamo i comuni dove c'è necessità di nuove assunzioni. Quando manca lo sviluppo, e qui manca lo sviluppo, ci deve pensare lo Stato, non all'assistenza ma sì all'impegno verso i comuni pubblici.